Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano, la prima edizione di Montagano in musica ricordando Antonio Ianigro è terminata, facciamo un bilancio. Sì, il bilancio è molto positivo, è andato tutto benissimo, io direi anche al di là delle nostre aspettative, anche perché davvero abbiamo curato i dettagli organizzativi dell'evento negli ultimissimi giorni, perché l'idea di questa rassegna, di questa iniziativa parte da lontano, nel senso che noi quest'inverno avevamo approfondito e valutato la possibilità di candidare un progetto nell'ambito del bando Borghi in Festival del Ministero della Cultura. E lo spunto ci è stato dato dal professor Paolo Girardelli intorno alla figura di Antonio Ianigro, questo figlio di Montagano, che è stato un violoncellista molto noto, molto famoso sulla scena internazionale nei decenni passati, nel Novecento, molto legato a Montagano perché era un paese che lui viveva, dove tornava frequentemente, e quindi un motivo d'orgoglio per la nostra comunità. Però al di là di questo spunto, ovviamente da parte nostra c'era l'intenzione di fare qualcosa per Montagano in generale, per la nostra comunità, il nostro paese e per i suoi luoghi iconici e più suggestivi e più importanti, in primis l'abbazia di Faifoli, da cui stiamo parlando in questo momento, che ha ospitato in effetti la maggior parte dei concerti, ad eccezione di quello del nostro concittadino Davide Mariano, che si è tenuto per motivi logistici a Sant'Antonio di Padova, a Campobasso, e di una esibizione fatta dai ragazzi della Masterclass, che è stata eseguita in centro a Via Roma a Montagano. Il resto della rassegna, tutti gli altri concerti, compreso questo straordinario di oggi, sabato 3 luglio, si sono svolti qui a Faifoli. Ecco, io proprio questo le volevo chiedere. L'abbazia di Santa Maria di Faifoli, raccontiamo qualcosa di questa bellissima abbazia. Sì, è un luogo particolarmente caro ai montaganesi, direi anche a tutti i comuni del circondario. È una chiesa molto bella in un contesto anche paesaggistico molto bello. Ovviamente qui c'è una storia molto importante intorno anche all'abbazia, perché c'è una stratificazione di epoche, di segni del passato che andrebbero recuperati, valorizzati sempre più e sempre meglio. L'iniziativa che abbiamo realizzato, quindi Montagano in musica, voleva tendere anche a questo, in sostanza, quindi anche a rilanciare, a promuovere questi posti, perché devo dire a malincuore, spesso anche da persone molisane, comunque non troppo lontane da Montagano, c'è poca conoscenza, scarsa conoscenza di questo sito, che invece è bellissimo e non ha nulla da invidiare a nessuno. Come dicevo prima, ci sono state anche delle masterclass in questi giorni, è stata l'occasione per una decina circa di ragazzi provenienti da tutta Italia di venire qui a Montagano, di stare una settimana qui in paese, molti giovanissimi, quindi accompagnati anche dai genitori o non so, dai fidanzati, da amici, quindi io credo ci sono state, possiamo dire, decine di persone in questi giorni che hanno visitato per la prima volta Montagano, e credo questo sia un buon viatico per il paese e per il suo fiore all'occhiello, che è appunto la chiesa di Faifoli.
Tommaso, vice sindaco, lei ha seguito l'organizzazione di questa manifestazione Montagano in musica ricordando Antonio Janigro, l'ha seguita in tutte le fasi. Oggi la serata conclusiva, com'è andata? Beh, è stata un po' una sfida, come mi piace sempre dire, abbiamo gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo rispetto a quella che inizialmente sembrava una cosa impossibile, che era partita un po' come un gioco rispetto a un bando ministeriale. Dopodiché ci siamo accorti che c'erano gli elementi, anche grazie ai collaboratori Paolo Girardelli, Amedeo Cicchese, l'amministrazione, i colleghi che ci hanno sostenuto. Questo progetto alla fine ne è venuto fuori un calendario unico per il Molise, qualcosa veramente di unico per la qualità dell'evento in sé, ma anche la capacità di integrare l'evento musicale con quelle che sono le realtà del territorio, quindi le realtà storiche, turistiche e culturali di una piccola frazione molisana che però ha tanto da raccontare. Quindi grande soddisfazione per la riuscita di questa prima edizione. Certamente, infatti è proprio questo che ci siamo detti con l'organizzazione, l'associazione che è stata creata per questo evento e con l'amministrazione, proprio è stato gettato un sasso, ma è quello che è stato gettato, speriamo darà al Molise qualcosa di grande, una manifestazione che deve diventare qualcosa di sistemico e soprattutto qualcosa che dia al Molise, non solo a Montagano, un'immagine, una panoramica nazionale per quello che riguarda la musica classica, la musica violoncellistica, in particolare ricordando il nome di Janigro, per tutto il panorama nazionale. Ecco. Amici di Telemolise, questo viaggio in Molise termina qui, grazie per averci scelto. Vi ricordo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.